Questo è il libro che ho studiato per passare il corso di specializzazione. Questo è un libro consunto, proprio che cade a pezzi perché l'ho studiato circa, non so, 20 volte per passare il corso, durante il corso. Sono laureata in pedagogia, ho lavorato come educatrice professionale vari anni. Poi ho deciso di entrare nel mondo della scuola e ho fatto il corso di specializzazione per insegnante di sostegno. Mi chiamo Michela Verdecchi, sono una docente specializzata al TFA Roma 3. Rappresento il collettivo di docenti specializzate di sostegno, che è un gruppo Facebook di docenti appunto di tutta Italia che si sono riuniti contro il decreto 71. Il decreto 71, negli articoli specificatamente il 6 e il 7, promuove dei corsi in dire. Sono dei corsi dimezzati di 30 CFU rispetto ai corsi di specializzazione che abbiamo frequentato noi. Sicuramente non ci saranno delle prove selettive, quindi sarà aperto a tutti e il corso sarà online. Non capiamo questa diversa differenziazione e questo privilegio, è quasi come se fosse un condono. Un insegnante di sostegno specializzato, ho fatto il TFA. Il TFA ovviamente è stato un percorso duro, sia perché era parallelo comunque all'attività lavorativa, sia perché prevedeva un anno di percorso teorico-pratico. Avevamo 12 laboratori tra teoria e pratica e poi un tirocinio attivo. Quindi dovevamo, ed io in particolare parallelamente appunto al lavoro, dovevo anche andare presso la scuola che mi era stata assegnata e seguire 150 ore di tirocinio. Per entrare al TFA ho dovuto superare delle prove preselettive. Poi alla fine del percorso di TFA era prevista anche la discussione di una tesi. È chiaro che a fronte dell'ultimo decreto, il decreto 71, le mie certezze hanno cominciato a vacillare proprio perché è stata estesa la possibilità di effettuare la mia stessa attività con corsi che non sono neanche minimamente paragonabili al percorso che io e tanti altri abbiamo seguito. Questo decreto arriva dopo che a circa marzo sono partiti dei corsi di abilitazione su materia. Con nostro grande shock è risultato che questo corso avrebbe dato ben 36 punti nella graduatoria del sostegno. 36 punti sono pari a 3 anni di servizio, un dottorato da 12 punti e noi crediamo che sia assolutamente senza senso e ingiusto. Oltre a questo, è arrivata poi anche il decreto 71. Io mi sono sentita veramente quasi vessata dal ministero, cioè questa è stata la sensazione, perché dice, dopo tanti, tanti sforzi mi sono specializzata, ho studiato, sono anni che lavoro con dedizione. Perché? Perché devo trovarmi in questo sistema che non è corretto? Da una situazione in cui eravamo abbastanza sereni, perché in prima fascia, specializzati, quindi con una sorta di certezza di poter lavorare, al buio totale, cioè noi non sappiamo se l'anno prossimo potremo lavorare. Inoltre in questi corsi siamo preoccupati perché avranno accesso anche ai titoli esteri. I titoli esteri sono appunto dei corsi di specializzazione del sostegno presi all'estero, ancora alcuni non riconosciuti in altri posti come per esempio in Spagna e in Romania. L'inclusione non è un'eccellenza, quindi ci saranno degli insegnanti di sostegno molto meno preparati, con poche basi. Noi come docenti del collettivo abbiamo scritto un testo in cui ribadiamo perché secondo noi non vanno bene queste norme e quello che chiediamo è di essere stabilizzati, perché l'unico modo per garantire la continuità scolastica è assumere. Poi chiediamo anche che chi ha preso la specializzazione all'estero venga inserito nelle graduatorie in coda. Se proprio deve esserci questa sanatoria dei corsi in dire, almeno che venga inserito in coda rispetto a noi che ci siamo formati in Italia e che abbiamo una formazione completa.